Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto qualche notizia ragazzi, girando per i vari siti, diciamo spagnoli, non sono riuscito a trovare la notizia corrispondente su nessun sito americano, ho trovato questa notizia che riguarda noi tutti i giocatori di Next Gen in pratica. E questa notizia parla di Microsoft che ha fatto una proposta alla Sony. Poi lascerò il link in descrizione, se volete curiosare andate a curiosare, magari con un po' traduttore, non lo so, andate voi, comunque lo spagnolo non è difficile da capire. E dicevo, in pratica la Microsoft ha fatto una proposta alla Sony per un eventuale progetto, cioè unificare tutti quanti i server, cioè far sì che i giocatori di PlayStation 4 si possano incontrare con gli utenti Microsoft. Io ragazzi non so cosa pensare, per me, secondo me è un troiaio questa cosa, perché già comunque i server vanno abbastanza male per cazzi loro. Poi io, questa è una mia opinione, insomma, immaginate di trovare gente che comunque gioca al PC e comunque, come sapete, per dire, su GTA ci sono un casino di mod per PC, trovarseli su PS4 che rompono i coglioni con ste mod del cazzo e tutto il resto, insomma, o anche su Xbox. Quindi l'idea mi sembra un po' una stronzata, a me sembra un po' una stronzata. Si dice che comunque, leggendo io in questi siti che vi lascerò sempre in descrizione, ho letto che il progetto è stato già, diciamo, sperimentato per Rocket League e per gli utenti di PC e Xbox One, comunque le due piattaforme Microsoft. Non è ancora certo, non è che domani passeremo a questa cosa, poi bisogna vedere se anche Sony accetterà questa idea di Microsoft. Sembra che gli sia piaciuta, però non è niente di sicuro ragazzi, quindi io spero che non l'accetti, poi insomma ognuno ha la sua opinione e quindi non è che domani faranno una cosa del genere. Comunque non so quanto possa essere vera questa notizia, perché ho detto non sono riuscito a trovare la corrispondente americana. Comunque andate a vedere il sito e vi fate la vostra idea. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.